Kitsune Gaiu. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Overwatch 2 con una partita nella modalità arcade di cattura la bandiera. È partito il nuovo evento dell'anno del coniglio e hanno deciso di fare questa cosa che non è neanche un evento, perché cattura la bandiera è in rotazione tutto l'anno nell'arcade, quindi non puoi chiamarlo evento se metti una modalità speciale che c'è già tutto l'anno. Comunque portiamo almeno un video, l'ho portato di ogni evento, facciamo anche questo, uno solo però ve lo dico. Allora, avevo preso Mercy perché c'era un Bastion e quindi pensavo di boostare il Bastion, però effettivamente non c'è più e quindi vado di Kiriko, perché con la sua ultra potremmo velocizzare ulteriormente un pezzettino di fuga dei nostri compagni, oltre che ovviamente fare un sacco di danno e curare. I'll find my own path. Posso andare curatore Lucio se vuoi, ma va bene così Lucio, cioè un Lucio ci serve, in realtà... Allora, si può anche curare da soli in questa modalità, però un Lucio è molto comodo, perché se vai in giro con quello che frega la bandiera, può velocizzarlo e quindi è utile. Non è indispensabile, ma è utile, anche perché hanno disabilitato l'uso di abilità, quindi avere un Lucio a fianco che ti velocizza e non ha la bandiera, quindi non la perde, è un vantaggio comunque. Quindi non abbiamo una cattiva composizione in realtà, siamo messi molto bene. Ora vediamo un po' usando loro. Attento Oggo. Attento tu. Noi abbiamo tre tank ovviamente. E quella sombra, possiamo prendere la sombra? Messi ce la fai, come non l'ho uccisa con questo headshot? Ehi, corrono, corrono, li ho sentiti sotto la bandiera, venite. È un soldato, vieni qui soldato. Hai provato a correre soldato? Non puoi, non lo puoi fare, sai. Eh no, e Lucio ha usato il boost. Non potete usarle le abilità ragazzi, non so nemmeno se io posso scavalcare i muri, ci provo. Io posso. Va bene, va bene. Logica. Vieni qui tu. Niente. Fermate la sombra, fermatela tutta. Mi piace però che io possa scavalcare i muri. Va bene, la mia è una passiva, la loro è un'abilità. Però è sbagliato. Perché io posso scavalcare i muri e il soldato non può correre, per esempio? Perché si muove più veloce? Va bene, ma allora anch'io non dovrei scavalcare i muri, perché posso tagliare pezzi di mappa che altri non possono tagliare. No? Farah mi sembra che possa addirittura volare con la bandiera, cioè voglio dire. Perché queste cose? Boh, valla a capire. Se io non avessi potuto scavalcare lì probabilmente non la consegnavamo la bandiera, perché io letteralmente ho schivato due nemici scavalcando il muretto. Cioè non mi sembra bilanciata questa modalità, è un altro motivo per cui non mi piace giocare cattura la bandiera. E siamo uno pari di nuovo, che palline, non hanno preso la sombra. La sombera. Mena, mena. Mena al Rodoggo. Tieni, aspetta che ti curo Panzini. Niente, è morto Panzino. No, ma che palle quello lì, sta facendo la strage. Fermatelo. Fermatelo. Bravi tutti. Ma cosa paghi? Cosa paghi? Va via tu. E niente, morta Farah, moriamo anche noi, temo. Sto cercando di tenere su Orisa il più possibile. Niente. La perdiamo questa partita, mi state dicendo questo? Che palline. Potrei anche cambiare, ma non saprei con cosa, perché non c'è niente effettivamente che ci dà vantaggi tra i support. Con cui potrei cambiare Kiriko. Kiriko è forte. Abbiamo il danno, abbiamo le cure. Dovremmo solo avere dei compagni che vanno e fanno cose, perché noi siamo supporti appunto. Oggo, non morire per l'amor di Dio, vieni qua Oggo. Ma non fissatevi a voler uccidere. Aiuto! Grazie. Non fissatevi, dicevo, a voler uccidere Orisa, perché Orisa, i tank in queste modalità, e non muorono. E niente, allora li ignorano, bravi. Però ci avete mollato qua con un tank grosso. Grazie Orisa che mi stai cercando di dare una mano. Gentilissima. Bravi. E quella sombra lì ha rotto le balle. Qualcuno se la mangi, gentilmente. Dai, bravo Oggo. Era saporita. Sono contenta per te. Eccomi qua, ti è Og. Ah, ma c'è pure la nostra qua di bandiera, dannazione. Tieni su Log, tieni su Log. Non morire. Grazie, Ana. Cura, cura, cura. Bravi, bravissimi. Ok, vai, 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 la riportiamo noi. Bravo. Tu corri, Oggo, non ti preoccupare. Ma com'è che io ci sto su 68 ore e non la riporto? Loro ci passano un secondo e la conquistano. Guarda, guarda, guarda. Perché? Vieni qua. Cosa cavolo vuol dire questa cosa? Scusami, guarda, ci sono su e non me la rimanda. Guarda, di nuovo. Possiamo. Oh.
come funziona? Vai via, Orisa, corri! Corri come il vento! Aspetta che provo a mettergli la ultra davanti. Da che parte passa questa? Là. È niente. No, bisogna fermarlo. L'ha persa. Ok. Ma è un cretino, quello non ha ancora capito che non può usare le abilità. E abbiamo vinto, siamo i vincitori della vittoria di questa modalità che non conosco. Cioè, avrò giocato 3 partite in tutta la mia vita, infatti si vede. Perché non so cosa funziona e cosa no, ma va bene così, dai. Abbiamo vinto. Stay put. Return to the earth. E dato che la prima partita è stata molto veloce, ne porterò una seconda, sempre sulla modalità cattura la bandiera, nella mappa Nepal. E io vorrei usare di nuovo Kiriko, vediamo un po' cosa prendono loro. Ci vorrebbe un Lucio. Perché temo che Symmetra, se ha la bandiera, non può piazzare i teletrasporti e quindi usarli. E anche il nano, secondo me, non può usare l'overload. Non so se Pallino può usare la modalità pallina, appunto. Perché se potesse, può muoversi più in fretta degli altri. Il rampino probabilmente non lo può usare. Cacchio, io non ho idea però. Non ho assolutamente idea. Perché non gioco mai a questa modalità, non mi piace. Arplaying, ci delizi della tua presenza o cosa succede qui? Allora, voglio sapere se avremo un Lucio perfetto. Avremo un Lucio, buono. E hanno cambiato Pallino, va bene. Buono così. Non è male come formazione nemmeno questa. Però, vi ripeto, non so effettivamente cosa possono usare e perché. Perché qui è tutto mistico quantico. Cioè, tipo io che posso scavalcare i muri, incredibile sta cosa. Hai finito, Risa, di colpire le stoviglie, per favore, perché a miseria. Perché ci dovrebbe essere un gong qua a fianco a noi, ma palesemente fa il rumore di 2 padelle colpite una con l'altra, non di gong. Ecco qua. Secondo me quello non lo puoi usare però, se hai la bandiera. Non so nemmeno se possono usarlo gli altri, perché teoricamente, vedete, teoricamente sì. Perché la velocità di Lucio tu la prendi, quindi... E non è la tua abilità, è di Lucio. Quindi in teoria io dovrei prenderlo il teletrasporto senza problemi. Credo, però non ne sono sicura. Symmetra, tutto bene? Symmetra. No, c'è... Ok, c'è un pallino che non sta in modalità palla, quindi non può effettivamente usare la palla. Cacchio, io sono fuori posizione, tieni! Ok, tieni. Orisa, mi spiace, stiamo difendendo. Però avete visto che Hammond, come ha preso la bandiera, è tornato in modalità normale. Quindi secondo me non può andare in giro in modalità palletta, diciamo così. Piuttosto sicuro. Cioè è tutto mistico quantico, qui non sai mai cosa va bene e cosa no. Cioè è incredibile. O la giochi regolarmente in pari, o se no non sai cose. Orisa, non andare dietro i muretti, per favore, perché io non ci vengo in mezzo alla morte per te. C'è già Lucio, dai. Hanno preso anche un Doofy. Che bella notizia. È morta Symmetra. Mi spiace Symmetra. Ce l'hanno pure loro. Era un raggio. Fermi tutti. Non lo so. Sì, ce l'hanno anche loro. Ok. L'ho vista di sfuggita. Pareva il raggio di Symmetra. Però sai com'è. Ecco qua. Vai. Corri, corri. Però c'è l'Orisa là. Vabbè, io starò qui. Tanto c'è Lucio. Aspetta, c'è pure una Symmetra. Non so se la riuscirò ad uccidere. Povera. Che è di schiop. Ehi, arriva un palletto. Arriva, arriva. Io non posso lasciare lei, però cazzo, me l'ha saltata, che è un piacere, porca miseria, brava. Ti tengo, ti tengo. Aia, niente, non ti tengo più, sono finita sulla luna. Perché palletto si è arrabbiato. Che palle, vai via Lucio, corri. Scappa. Bravo lui. Aspettate un attimo. Ecco. Mi sapreste dire se questo è un rumore realistico di un gong? Io non sono esperta, ma secondo me no. Secondo me sono palesemente 2 padelle. E noi siamo ai chilometri. Aspettate, arrivo. Oppure la ultra, che potrei usare per velocizzare ulteriormente qualcuno che ha la bandiera. Oppure la potrei piazzare al suolo, prendere la bandiera e poi fuggire. Ma non so quanto mi conviene rischiare così tanto. Arrivo, aspettatemi. Ci sono, ci sono. Cacchio, sono morti tutti. Niente, possiamo ritirarci, per favore. Symmetra, non verrò lì dentro. Lucio, andiamo via. Lucio, fai il bravo. Bravissimo, Lucio. Mi sono incastrata in un muretto perché sto andando in retromarcia. Brutta, brutta cosa, vero? Lo prenderò sicuro quello lì, ma proprio fidati. Vieni via, Lucio. Lucio, corri. Corri, Lucio, corri. Okay. Prego, prego. Ok, arrivano i nostri. Bravo lui. Difendi, difendi. No, le pallette di palletto.
Troppe pallette, palletto. Ok, c'è un rifero qua da parte. Orisa, Orisa, mi spiace. Non mi verrò a buttare lì in mezzo, anche perché devo difendere la gente qua che difende la bandiera. Niente, sono morti tutti. Speriamo che non sta. Perderemo? Oh no, è bassissimo quello lì, ok. Vieni nano, vieni nano. Bravo lui. Non volevo usarla qui la mia ultra. Vedete di non farmela usare, vi prego. E niente. Temo che moriremo tutti. Eccomi. Ti tengo, ti tengo. Però non voglio stare qua dentro. Un buco di morte. Okay. Dai, dai. Questo qui farà una ultra sicuro. Troppo prepotente. Miseria. Guarda te, guarda. Vai, Simek. Spacca tutto. Nano maledetto. Ok. Hanno preso un Ramatra pure. Ma veramente c'era bisogno di Ramatra. Intanto se attivi la ultra perdi la bandiera, credo. Niente, serve. Ok, ho cercato di tenerlo il più a lungo possibile, ma serve ora. Uccidete pallino, uccidete pallino. Ah, aspetta. Ok, ah ecco. Mi pareva di aver sentito. È ancora qui? Eh sì. Ci sono, ci sono. Mi aiuto io. Uccidilo. Uccidilo. Piglialo. Bravi loro. Okay. Mi pareva di aver sentito un'apparizione, ma non ero sicura perché stavo parlando. Meno male che mi sono fermata allora. Ok, dai. Possiamo farcela. Assalto coordinato. Fermate pallino. L'hanno fatto loro stavolta, ok. Allora niente. Brava. Simectra. Teniamo un occhio da parte perché ho visto il nano andare dietro, Stiamo attenti che non esca da sopra. Ah, dietro Reaper. Porca miseria, gente. Attenzione, quello tira una ultra sicura, figurati. Leggibile alla follia questa mossa. Se giocate Reaper non fatelo, ragazzi. Non pensate che andare in fade in mezzo al gruppo sia il modo migliore per usare la ultra, perché i support sanno cosa state per fare e preparano le difese. Cioè, era palese alla follia quell'azione lì. 100 anni prima io sapevo che stava arrivando Reaper. Me lo sentivo proprio. Attento nano, attentissimo lui. Non ti muovere, fermo lì. E niente, ma non si è mosso? L'ho visto, era fermo, sennò avrei tirato il Susu. Non si è mosso, ero tranquilla io. Va bene. Riportiamo sta cosa, sta arrivando Lucio nel mentre con la nostra seconda bandiera. Vai Lucy, bravo lui. Orisa, mi spiace, o ve la fuggite, niente. O ve la fuggite via, o io non posso farci nulla, non ci vengo lì a morire. Perché adesso arriva la carica dei tank, quindi dobbiamo andarcene molto via. Molto, molto via. Sperare che i nostri respawnino in fretta. Ce la facciamo. Ehi, 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 Ramatra. No, 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 no. Ok. Attenzione che c'è il Ramatro. Lo sapevo che faceva sta porcheria. Ultra bilanciata, ragazzi. Guardalo lì. Ma meno male che abbiamo il nano, guarda. Perché se no... Ok. Ehi, ehi, ehi. Aspetta, ok, buono. Attento a Risa, brava lei. Come, 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 ma non ce l'ha, ma neanche sotto Risa c'è la lava, non c'è la lava in quel punto lì, scusami. Ma non un tubo, ma Blizzard, scusa. Ma siamo morti in due sul niente cosmico. Guarda che ci perdiamo pure la bandiera, guarda che ci perdiamo pure la bandiera per sta porcata, guarda, preparatevi. Perfetto, Blizzard, io ti odio, sempre di più. Quanto manca? 40 secondi. Io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole. Io veramente non ho parole. Guarda, sto. Ma non mi interessa, guarda. Non mi interessa non morire, Orisa. Orisa, non morire. Venite tutti qua. No, fermatelo. Perfetto. No, perché se la perdiamo adesso andiamo a pareggiarla. Mi incazzo. Vieni qua tu. Muorici. Mi incavolo un sacco, ve lo dico. No, 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 no. Uccidete quel cacchio di nano. Vai via. No. Vabbè ragazzi, concentrazione over 9000. Vai Orisa, picchialo tutto. C'è un panzino qui, uccidete il panzino. No, 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 no. E che cacchio. Ok, fatta. Uccidi il panzino. Perfetto. 3 secondi. 2. 1. Piglialo. Piglialo. Vieni qui tu. Ok.
Perfetto. Io non ho veramente parole. Signorina annunciatrice, ma vada a cagare. Ma non se la prenda troppo, è solo lo stato d'animo momentaneo. Palle, pure il gioco mi rema contro. Incredibile questa cosa. Ah, pure. Guarda se è quella. Mi incacchio un sacco. È esattamente quella. Ed è pure morto. Il video di oggi termina qui e spero che questa cosa del nano non si verifichi normalmente anche nelle altre partite, perché ammetto che è un pochino che non gioco le partite normali, sto giocando sempre le eventi vari, quindi non so se questo è un bug presente nel nano, non mi stupirebbe questa cosa, perché dopo Mei che è in grado di spingersi fuori dalle mappe con il cubo di ghiaccio e Sombra che è in grado di teletrasportarsi fuori dalla mappa, sempre con il suo traslocator, non mi stupirei del fatto che ora Torbjörn spari lava invisibile. Cioè, voglio dire, questo gioco è un bug solo e la Blizzard ci mette i secoli a sistemare i problemi che lei stessa crea, a quanto pare. È incredibile. Però lo store è sempre aggiornato pronto perfetto per venderti schifezze a costi esorbitanti, vero Blizzy? Maledetti voi. Comunque, il video di oggi termina qui. Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.